popoli della penisola scandinava non parteciparono alle prime migrazioni, preferendo invece rimanere nei loro territori, e proprio per questa loro inattività in questi primi secoli il loro sviluppo a livello sociale e anche linguistico fu più lento e più stabile. Iniziano invece a muoversi alla fine dell'VIII secolo. La data che solitamente gli storici indicano è quella del 793, quando un gruppo di vichinghi norvegesi saccheggiò il monastero cristiano di Lindisfarne, al confine tra l'Inghilterra e la Scozia. Da qui partì un periodo di razzie sulle coste britanniche da parte di clan norvegesi e anche dei danesi, e che nel tempo stabilirono anche dei porti per il commercio in varie aree di queste isole e nel nord della Francia. Ecco, in realtà le razzie probabilmente c'erano già anche prima, però Lindisfarne è il primo caso documentato perché, come ben sappiamo, i monaci cristiani erano molto precisi e nei loro annali documentavano bene tutti gli avvenimenti importanti, quindi questo è proprio il primo caso documentato per noi. Si entra così nella cosiddetta età vichinga. Io cercherò di non usare la parola vichinghi mentre vi descrivo i loro movimenti, perché quello del vichingo non era una popolazione, non è un termine etnico, era un lavoro, un mestiere, e lo vedremo più avanti nella serata. E i norvegesi comunque si insediarono in Irlanda e in Scozia, e poi anche nella parte settentrionale dell'Inghilterra, fino alla Northumbria. I danesi invece, oltre alla Svezia meridionale, controllavano vari territori nel sud-est dell'Inghilterra, e avevano sottomesso gli anglosassoni al diritto e alla tassazione danese, mentre le popolazioni celtiche, che già erano state deperite dalle invasioni degli anglosassoni del IV e V secolo, resistevano nel Galles, nella Scozia occidentale e nell'entroterra dell'Irlanda. Quindi si erano praticamente rintanati una situazione delle zone meno fertili del Regno Unito. I vichinghi si insediarono inoltre anche nelle isole Ebridi, nelle Orcadi e nelle Shetland. Quindi facevano tutto il giro fino ad arrivare poi in Irlanda. Danesi e norvegesi compirono anche razzie e scorribande nei territori settentrionali della Francia, risalendo i fiumi addirittura fino a Parigi, che fu saccheggiata nel 1845 dai danesi. E con il tempo si stabilirono in quella zona che iniziò da allora ad essere chiamata la Normandia, ovvero la terra degli uomini del nord. Qui, nel X secolo, la regione diventò un vero e proprio regno sotto il capo germanico Rollone, a cui fu concesso il titolo di Conte di Rouen. Per chi per caso, tra il pubblico, avesse visto la serie TV canadese Vikings, Rollone lì è chiamato Rollo ed è il fratello del protagonista, quindi giusto per dare un'idea se per caso qualcuno ha in mente la serie. Gli svedesi invece, già nel tardo VIII secolo, si erano interessati al golfo di Finlandia e avevano cominciato a risalire i fiumi della Russia. Arrivarono al Mar Nero, al Mar Caspio e alle porte di Costantinopoli, che fu assediata per ben due volte, nell'860 prima e poi dopo nel 907. Verranno poi scacciati dalle popolazioni slave del territorio intorno all'anno 1000 circa. Continuando con i viaggi degli esploratori, dagli arcipelaghi delle isole Faroe nel IX secolo, i norvegesi giunsero in Islanda e furono i primi a fondare sull'isola degli insediamenti stabili. Anche se comunque in Islanda c'erano già state delle persone dall'Europa, di solito erano dei monaci, probabilmente irlandesi o comunque provenienti dal Regno Unito, che andavano a fare dei periodi di autoesilio per militare. Però più stabile prima dei norvegesi non c'era niente. Le leggende
narrate nelle saghe islandesi riportano che l'isola fu colonizzata da quei norvegesi che non volevano sottostare al re Harald Bellachioma, che voleva unificare il suo territorio e avere più potere politico, e quindi si autoesiliarono andandosene via. Le motivazioni più plausibili invece probabilmente sono legate alla caccia dei cetacei e al commercio non solo con la Norvegia ma anche con i territori inglesi e olandesi. L'Islanda fu guidata da un sistema oligarchico delle famiglie più ricche e potenti dell'isola fino all'incirca la metà del XIII secolo. Si riunivano una volta l'anno e il Parlamento islandese che c'è a giorno d'oggi è una continuazione di queste assemblee di cui mantiene anche il nome. Infatti si chiama Alting, che significa letteralmente Assemblea Generale. Alcuni lo considerano per questo motivo il più antico parlamento ancora in attività. Non è del tutto corretto perché non è stata una cosa continuativa, però comunque è sicuramente uno dei parlamenti più antichi in origine, come origine. Fra il IX e il XIII secolo, poi, gli esploratori islandesi si spinsero verso occidente, raggiungendo prima la Groenlandia con Erik il Rosso nel 985 e poi in Canada con Leif Erikson, detto il Fortunato, intorno all'anno 1000. Di questo ci raccontano alcune delle saghe islandesi e anche le cronache storiche delle epoche successive. Delle colonie americane, in particolare Groenlandia e Canada, abbiamo trovato delle prove archeologiche all'incirca verso gli anni 60 del Novecento, quindi abbastanza recentemente. È stato provato però che i vichinghi sono stati i primi ad arrivare in America, dall'Europa. Poi si dice nelle saghe che fossero scesi anche più in giù, fino ad arrivare forse anche negli Stati Uniti, nel nord degli Stati Uniti, verso la Grande Bosse, poi qui. E in quella che nelle saghe è chiamata la terra di Vinland. Vinland è un nome che è un po' difficile da interpretare, potrebbe voler dire, tradizionalmente si traduce come terra del vino, in realtà potrebbe essere anche la terra del pascolo, perché hanno trovato dei pascoli molto verdi, molto ricchi. In ogni caso non ci sono ancora prove che siano arrivati così in basso, cioè non si sa mai, forse lo troveremo. E tutte queste colonie in ogni caso furono abbandonate all'incirca metà del XIV secolo e sicuramente si estinsero del tutto entro il XVI a causa dei cambiamenti climatici che purtroppo le resero troppo difficili da abitare. Infatti per quel periodo i geologi parlano addirittura di una piccola era glaciale, quindi veramente erano completamente inospitali. Ci sono tracce delle razze vichinghe anche nel Mar Mediterraneo, quindi in Spagna, nel sud della Francia, anche le coste settentrionali dell'Africa, ma se c'erano degli sedimenti non erano sedimenti fissi e probabilmente erano legati a degli accordi con le autorità locali. Per quanto riguarda invece il governo interno, per lungo tempo le lotte intestine fra i capi tribù impedirono in tutti i territori della cerchia nordica la coesione politica e anche la stabilità, che era un riflesso dell'organizzazione sociale germanica. L'organizzazione era radicata nelle proprietà terriere di piccole e medie dimensioni. La conversione dei popoli scandinavi al cristianesimo, sicuramente tra l'VIII e il X secolo, sicuramente favorì il processo di unificazione, anche se molto lentamente, e fu di certo un punto fondamentale per la loro cultura e la loro storia.